così. Se io lo faccio insieme a tutti gli altri edivolanti, ha un senso perché io ho il prodotto, ce l'ha anche quell'altro e facciamo qualcosa insieme, anche per mandare un messaggio, per dire, vedi, c'è collaborazione, non c'è, come per dire, perché poi io sono convinta che il cliente che viene da me non va in un'altra edicola, rimane comunque sempre fedele alla mia edicola, se poi io comunque gli do sempre un buon servizio. E secondo me la cooperazione in questi casi è molto importante perché tu anche facendo una cosa del genere, un esperimento, io ho visto che sta per uscire questo prodotto, ci proviamo tutti insieme a prenderlo, vediamo come va e in caso lo riordiniamo e facciamo una cosa tutta insieme. Io dico la da sola magari non lo faccio perché altrimenti sono per dirti 30 euro che vado a perdere se quel prodotto non si vende. Se uno invece lo fa insieme è un investimento comune che ti arricchisce anche non solo a me ma anche a tutti quanti gli altri. Poi io la penso così, non so se sei d'accordo. No, io sono molto d'accordo. Dopo parleremo di un'altra cosa che è quella dei libri per bambini, che è importante, che Radio Rete Edicole vorrebbe fare, vorrebbe spingere proprio con le caratteristiche che dici tu, e cioè una collettività, quella degli edicolanti, che, diciamolo per come, si riappropria del proprio mestiere, cioè fa in modo che il mestiere di edicolante, che riesce sempre a capire qual è l'intenzione di acquisto del cliente, possa esprimersi meglio senza avere troppe gabbie e troppi legami, perché credo che sia questa poi alla fine la cosa interessante, no? Cioè potersi esprimere, e tu giustamente dici soltanto che l'edicolante è piccolino, e allora per superare questa difficoltà nella dimensione, dovrebbe imparare a lavorare insieme, a mettersi insieme laddove è possibile, rischiando quel minimo, perché poi, giustamente, qual è il ragionamento? Potrai fallire una volta, due, ma forse alla terza qualche cosa, Hai imparato. qualche cosa riesci a beccarla, insomma, riesci a trovare. Si diceva appunto con questo edicolante di Napoli, Aldo Esposito, che saluto perché sicuramente sarà in ascolto, che gli spinner erano un po' sulla cresta dell'onda da qualche mese, e però da parte degli diversi edicolanti c'era un po' di ritrosia, la paura di sbagliare, la paura di come dire, buttare al vento quelle 50 euro, perché chiaramente quando il Esatto, che prodotto ancora. magari per chi ci sta ascoltando, magari dice vabbè 50 euro, ma in realtà 50 euro per un'edicola sono tanti, perché comunque è un Certo. guadagno praticamente di una giornata, diciamo, se ce la fai, perché comunque quei prezzi che ci stanno attualmente come estratti conto eccetera, vabbè, una considerazione, scusami, ti ho interrotto. No, 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 appunto l'idea è quello di stare nei tempi che il mercato propone. E purtroppo, quando arrivano gli edicolanti che stanno a rimorchio di un sistema di distribuzione lento e farraginoso, il grosso del prodotto già se n'è andato, già ha fatto la sua storia. Bene, no, mi fa piacere che da questo punto di vista le vedute coincidano, insomma, che anche tra i giovani si va facendo spazio quest'idea della cooperazione, che a questo punto è diventata veramente importante. Senti Sara, non so, tu hai parlato del sindacato prima, questo è stato quello chiuso e questo nuovo, insomma, ormai siamo a metà, è stato un anno difficile per il sindacato, che è ancora un po' preso, anzi parecchio, dai decreti attuativi della riforma dell'editoria e poi da questo accordo sul rinnovo del contratto nazionale, che proprio non ce la fa a decollare. Come la Esatto. pensate voi? Cioè, a questo punto che cosa bisognerebbe fare, secondo te? Guarda, io diciamo su questo argomento, nel senso io qua a Rieti lo conoscerai, abbiamo Luca Sì. come sindacalista e la signora Giovanna e sinceramente abbiamo, io vedo le loro persone proprio che appassionate che hanno voglia proprio di migliorare sempre di più il lavoro degli edicolanti. Vero. E soprattutto sono persone che ti ascoltano qualsiasi problema. Io, per esempio, Luca, qualsiasi volta che lo chiamo, mi risponde, mi ascolta pazientemente. È
accoglie magari, no, una critica o un consiglio. Quindi è anche bello avere con il sindacato persone come loro che comunque sono proprio attenti a ogni singolo problema, dal più piccolo al più grande. Abbiamo avuto dei problemi con la nuova distribuzione, Luca mi ha chiamato e mi ha detto: vieni con me a Tivoli, dove hanno la sede, vieni tu a parlarci, ti ci porto io. E è stata una cosa secondo me importantissima. Come me l'ha detto anche altre persone che hanno avuto dei, diciamo, dei problemi. Quindi sono persone che si proprio ci occupano di tutto, da qualsiasi parte, insomma. Io lo vedo che va in giro, ascolta qualsiasi problematica, e io penso che riusciranno, secondo me, finalmente a, diciamo, a concludere questa cosa, perché comunque sono tenaci e vogliono farlo. Quindi spesso le due parole sono illuminanti, perché lo dico, spesso a proposito del Sinaggi si mette in evidenza proprio la mancanza dei giovani, e cioè quando si tratta di fare sindacato, di farlo concretamente, mancano all'appello i giovani. Questo perché la categoria ancora un po' il ricambio lo deve affrontare, e questo perché l'avvicinamento all'attività sindacale è sempre molto difficile per gli edicolanti, complesso per gli orari, l'impegno. E però quello che tu dici mi conforta, perché mi fa capire come all'inizio del coinvolgimento dei giovani nell'attività sindacale c'è proprio, chiamiamolo così, un gomito a gomito, cioè un riuscire a portare i giovani ad interessarsi a quello che è la vita del sindacato, proprio a partire dai problemi più spiccioli, più diretti, con pazienza, appunto come fa Luca, perché poi alla fine tutto si può dire di Luca, fuorché non sia appunto una persona paziente, una specie di muro di gomma continuo. Tu gli puoi dire qualsiasi cosa, lui ti risponde sempre con molto... Scusami se ti interrompo, sì, ma io gli do un grande merito a Luca, che è quello di averci unito. Prima noi a Rieti non eravamo uniti, cioè io vedevo un altro edicolante, magari abbassava lo sguardo, oppure non ti salutava, capito? Invece lui ha avuto questa capacità di farci veramente unire. Io per esempio vado da Paolo, che è l'edicola che sta qua vicino, ci parlo tranquillamente, mi dai consigli, un altro edicolante viene da me, ci mettiamo a fare due chiacchiere e siamo veramente attualmente uniti nel vero senso della parola. Quindi questo è un altro merito che io do a Luca, perché prima non era così. Bene, bene, queste sono parole positive che ci fanno bene, insomma, ci fanno capire che anche nella difficoltà dei problemi se ne può venire fuori, ecco, con un po' di buona volontà e un po' di voglia di fare. Allora, ti rilascio subito alla tua attività. Volevo parlare velocemente di questa iniziativa della radio a proposito dei libri. Prima tu in qualche modo l'hai accennato. L'edicola piano piano e con grande difficoltà sta tornando ad essere un luogo frequentato dai bambini, che sicuramente entrano per i giochi, per le bustine, per i fidget spinner, per tutto quello che chiaramente attira l'infanzia e l'età, insomma, proprio dei cosiddetti ragazzini. E però, appunto, le edicole, visto che il panorama parla di una chiusura sempre più drammatica delle piccole e medie librerie e di un mercato del libro per ragazzi che segna ancora dei punti positivi, e allora forse un ragionamento andrebbe fatto sull'importanza di proporre libri ai bimbi, ai ragazzi che mettono piede in edicola. Tu che cosa ne pensi? Cioè, io volevo capire se ci sono dei lati deboli di questo ragionamento e quali sono secondo te. Guarda, io da mamma ti dico che per me la lettura e la passione proprio del libro, io cerco di trasmettergliela molto a mia figlia, nel senso, io per esempio odio anche leggere per esempio un libro sul tablet, per me è qualcosa di allucinante, perché a me piace proprio sentire il profumo delle pagine, sono un po' antica su questa cosa. Beh. E io sinceramente noto molti bambini più che altro
circa di 8-10 anni molto appassionati di fumetti, e la passione del fumetto prima era un po' diminuita, non so se sei d'accordo con me. Sì. Quindi non c'era più, invece adesso io vedo che è molto ritornata, soprattutto per il topolino classico, il paperino, o anche per quelli della Marvel, i supereroi, che comunque sono, non sono letture sicuramente di alto livello, però comunque fanno, nel senso che c'è sempre la voglia di leggere, che per me quella è importante. Io penso che insegnare ai bambini diciamo la passione della lettura, di girare proprio le pagine di un libro, deve continuare ad esserci, deve rimanere. Io sono convinta che è una cosa molto positiva. E poi io i libri li tratto, ce l'ho in edicola, ho una parete intera di libri, da sia per gli adulti, quindi grandi classici, cose insomma un po' più, da libri per bambini, letture, le fiabe, qualsiasi, anche nuove uscite che ci sono. Bene, Sara, mi sembra un buon intervento il tuo. Anzi, devo dire, è sottolineato sempre con questo entusiasmo, cioè che si parli di sindacato, che si parli di Luca, di libri, di fidget spin, tu ci metti sempre lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione. Sono contento, naturalmente, anzi, guarda, adesso parlo con Luca, vediamo di assegnarti qualche altro spazio nelle prossime settimane, perché senza naturalmente sottrarre tempo alla tua attività. Grazie Sara, a presto e buon lavoro. Grazie mille, grazie a te. Ciao cara, ciao. Grazie. Tonight, people, we're really glad that you came out here to listen to a story about a friend of ours who was involved in a classic tale of boy meets girl. So I saw you on the way in, an hour of techno, I'm saying. I ain't gonna dance unless I got a reason. Just from a glance, she already got me feeling. I mean it. Short blonde hair, white small top, cut off. Just to get enough off, I'm there. Underwear, hanging out slightly. Wifey, she might be, I'm bugging, got me yearning for them jugs. Hugs are like balloons on my chest. I'd assume the role of a fool to be upset. Though from the group, she would stand out. Already got the first 3 days planned out. Put your hand down, we all spilled beer by accident. Foreign chick, you gotta love the accent. Vulnerable, yep, unapproachable, except when Dr. E intervenes. In minutes, I cop them digits, so later we can talk about picking it and licking it and sticking it. After the first date, it's all great. You can't wipe that smile off your face, but as time goes by and you see it's all a waste, you can't tell, it's the 3 stages of hell. After the first date, it's all great. You can't wipe that smile off your face, but as time goes by and you see it's all a waste, you can't tell, it's the 3 stages of hell. I cherish every moment of time that I'm with you. Since the first day I saw you, I knew I'd never forget you. Get who? Whatever you think is better, I bet you. I still pick you over her, she ain't as special. I tried and tried, we finally came through. It's cause I showed you that I would never gain you. You always high sedity, out of my range boo. But never in my right mind would I try and change you. We sex passionate, and you get acrobatic. It's like you the drug, and baby, I'm the addict. I gave you my love, and only you could have it. I set my sights on the stars, help me reach up and grab it. Me and you together is way better than average. Can't wait till the day I get the slip you carry. You think it's too soon to talk about marriage? We have kids the second you and me get established. After the first date, it's all great. You can't wipe that smile off your face. But as time goes by and you see it's all a waste, you can't tell, it's the 3 stages of hell. After the first date, it's all great. You can't wipe that smile off your face. But as time goes by and you see it's all a waste, you can't tell, it's the 3 stages of hell. Oh my god, I can't believe this. I just caught this chicken cheating, sneaking guys inside the house when I was home already sleeping. Been deceiving me for months, I didn't even pick it up. Kinda tough for me to word this. What did I do to deserve this?
I got you what you wanted, right? I never broke a promise. So how did I mistreat you? I don't remember once when I got drunk and tried to beat you. And I don't really care if there's a side to every story I deserve to hear. I'm sorry. Doesn't matter if you don't, cause I'm still burning all your clothes. Well, she can't stop going. Where the hell she hide the liquor? Used to think this was forever. Now I'm burning all the pictures both of us have seen together. I never would imagine something like this could've happened. From the pain that you're bringing, wish I could've seen a sign that would've shined from the beginning. But didn't. Good riddance, this is how it has to end. And from the men you could've screwed, why did you have to choose my friend?